Ma quanto è bello il Black Friday, che è proprio quel periodo dell'anno in cui noi prendiamo i nostri risparmi, i nostri soldi e li buttiamo e li regaliamo ai negozi. Sì, questo è anche vero in parte, però si fanno anche tanti buoni affari, o almeno di solito dovrebbe essere così. Poi ci sono io che tipo compro cose a manetta così pam 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 pam. Ovviamente si scherza, mica lo faccio per davvero. Ragazzi, bentornati sul mio canale, ma soprattutto ben ritrovati con questo nuovissimo video, ma soprattutto buon Black Friday. Sì, perché questa, anzi, buona settimana del Black Friday. Oppure non lo so, quando uscirà questo video non lo so ancora bene, probabilmente questo venerdì. Fatto sta che ho pensato, come tantissimi altri, di proporvi quelli che sono i gadget che secondo me sono interessanti da acquistare in questo periodo. Ma non solo, chiaramente. Però ovviamente adesso come adesso, sfruttando il periodo, costano notevolmente di meno e sicuramente conviene di più. Magia. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo, mi raccomando, di lasciare un bel like sotto questo video, di supporto, e soprattutto se siete nuovi iscrivetevi. E poi cosa interessante è che qui sotto nella descrizione troverete tutti i link possibili immaginabili che vi riportano non solo agli articoli che oggi vi menziono, ma anche a qualche offerta tipo Amazon Prime gratis, oppure Amazon Music, Prime Video. Insomma, di questi periodi ci sono un sacco di offerte, quindi è meglio sfruttarle. Ma comunque, torniamo a noi, perché sennò questo video dura 200.000 anni e non va bene. Armiamoci del nostro iPad e andiamo a vedere alcune delle offerte. Spero soprattutto che la batteria mi regga, altrimenti potrebbe essere un serio problema. Allora, vorrei subitissimo, proprio senza non parlarne troppo, senza non starci troppo a girare intorno, parlarvi ovviamente delle tantissime offerte che riguardano tutti gli Echo e tutti i dispositivi di Amazon in generale, per la domotica e per fare cose. In particolare, come state appunto notando, in questo caso vi mostro questo Echo Dot di quinta generazione, che alla modica cifra di 25 euro, lo si può portare a casa. E sicuramente cosa che io vi consiglio di fare, perché a prezzo pieno non so quante persone abbiano acquistato questi dispositivi, ma comunque nel caso siete dei folli. Ovviamente questi dispositivi non hanno bisogno di presentazioni e anzi assolutamente sono tanto consigliati. Infatti, come vedete, addirittura l'Echo Dot di terza generazione, che è quello tra i più acquistati attualmente, è addirittura 18 euro, che assolutamente non è da farsi scappare nel caso siate interessati ad implementare la domotica nella vostra abitazione, o domotica o musica, insomma, avete capito. Tra l'altro, sicuramente, senza ombra di dubbio, è cosa più consigliata acquistarlo magari anche in combo con tipo lampadine. Infatti qui vedete ce ne stanno di diverso tipo, a prezzi sicuramente interessanti, e voi letteralmente con 23 euro avete già una lampadina smart e un Amazon Echo. Quindi nel caso non abbiate ancora un'abitazione domotica, questa è la migliore occasione per iniziare spendendo pochi soldi. Poi dalla lampadina cominciano le prese, poi le lampade, poi i lampadari, e poi quando vi ci troverete bene direte addio ai vostri soldi. Va bene, quindi andiamo avanti con il prossimo articolo, anzi i prossimi articoli e il prossimo brand di cui vi consiglio assolutamente di dargli un'occhiata. Sto parlando proprio di Elago, o Elago, non ho ancora ben capito come si pronunci il nome di questa azienda. Fatto sta che realizzano tutta una serie di prodotti che possono essere dalle cover a gadget personalizzati, pellicole, insomma un sacco di dispositivi inerenti a smartphone e non. E lavorando insieme a questa azienda da un po' di tempo, posso affermarvi che i prodotti effettivamente sono di qualità, e per il rapporto qualità-prezzo che offrono ci stanno assolutamente. Poi qui adesso ho messo ad esempio una custodia totalmente a random, però tra l'altro è anche la stessa che ho io montata, ma letteralmente sul loro shop troverete un sacco, ma un sacco di roba che al prezzo a cui la offrono davvero, credetemi, ci sta e non poco. Tra l'altro mi hanno anche inviato altri gadget in questo periodo che vi mostrerò veramente presto, quindi mi raccomando rimanete sintonizzati per vederne di più. Ma cosa che comunque non voglio dilungarmi troppo, è un brand che assolutamente vi consiglio sia per le cover, che vi lascio sempre il link in descrizione, per ogni iPhone, per ogni Samsung, per ogni AirPods. Poi soprattutto realizzano anche degli stand in silicone oppure rigidi, che letteralmente, come in questo caso, costano relativamente poco e sono di buona qualità. E detto questo, spostandoci un po' dal lato sì di gadget, tech, smart, quant'altro, voglio parlarvi invece di questo brand che è totalmente italiano e si chiama Slim. Ho pronunciato giusto anche in questo caso? Boh, non lo so assolutamente. Comunque loro sostanzialmente realizzano questo genere di prodotti, ovvero dei portafogli super mega compatti e appunto si diramano in ogni posizione. In questo caso io ne ho un modello a caso. Oddio, mi si è spento lo schermo. Ma la cosa più interessante è che hanno quella fatidica funzione, tramite questa piccola leva, di sputar fuori tutte le nostre carte di credito. Con i loro prodotti davvero mi ci sto trovando particolarmente bene. Adesso in questo caso io ho questo modello, che è il mio vecchio precedente che avevo. Loro realizzano tantissime versioni, ovviamente sottolineo 100% in pelle, eccetto alcuni modelli nello specifico, ma tendenzialmente la maggior parte sono tutti in pelle. In particolare al prezzo a cui li offrono, secondo me ci stanno, perché vi ripeto, questo qui è quello che avevo io in precedenza, che ho sostituito per la semplice sola questione che mi hanno inviato un altro modello più recente con appunto, come state notando, il porta AirTag, che è assolutamente comodissimo e soprattutto vi permette di metterci tutto quello che volete senza assolutamente problemi. Poi comunque, al di là di collaborazioni, cose di questo tipo, io davvero mi ci trovo
trovo bene con il loro brand, con i prodotti che realizzano e poi soprattutto con tutte le comodità che si possono trovare nei confronti di questi mini piccoli oggetti che sostituiscono i mega portafogli super mega enormi ingombra. Vabbè, lasciamo stare. Detto questo, comunque ci sono tantissimi modelli attualmente disponibili, sono tutti quanti in sconto, di cui vi lascio ovviamente i link in descrizione. E detto questo, andiamo avanti. Parlando invece di un altro gadget sicuramente molto interessante, non solo da avere proprio con sé fisicamente, ma anche da portare in viaggio, e di quest'ultimo ve ne ho parlato spesso e volentieri, ed è proprio questo caricatore super mega gigante di casa Ugreen. Lo vedete in tutta la sua magnificenza, in tutta la sua potenza, perché è un prodotto veramente molto pesante anche. E attualmente non ho tra le mani perché l'ho montato da qualche parte, non mi ricordo neanche, no scherzo, sotto il mio letto. Certo, mettere questa roba qui sotto il proprio letto, ma quello è un altro discorso. Ma sa che è interessante perché lui è capace di erogare fino a 100 watt di potenza, o 100 watt, 100, eroga fino a 100 watt, ok? Mettiamolo in questo punto. Lui tra l'altro è dotato di ben 3 porte USB di tipo C e una standard classica di tipo A, ed è davvero secondo me un gran bel prodotto, perché come appunto ci descrivono effettivamente non scalda e poi soprattutto ricarica le cose in maniera veramente troppo efficiente. Ci mette veramente pochissimo e tu letteralmente con un semplice coso di questi ti eviti di portare in giro, che ne so, caricatori magari per l'Apple Watch, piuttosto per il MacBook, piuttosto che, insomma, tutte queste cose. Tu ti prendi questo e magicamente, come ci illustra anche nella foto, letteralmente funziona proprio così, carichi tutto quanto e sei a posto. È vero, costicchia un pochettino, però sicuramente è più interessante acquistarlo di questi periodi piuttosto che ovviamente magari a prezzo pieno e boh, insomma. Se invece però volete optare per un qualcosa di un po' più tranquillo, sicuramente vi consiglio di puntare su questo, che è la versione pompata mini, cioè letteralmente questo. Eroga fino a 45 watt e ha solamente 2 porte di tipo C, però comunque anche questo ottima fattura, ottima qualità e insomma, con poco meno di 40 euro ve lo portate a casa. Poi c'è anche questo sconto del 10% incredibile, che chissà quanto ci potrà arricchire, ma comunque è sicuramente cosa interessante. Toccando invece adesso un po' il lato gaming, no? Perché sennò parliamo sempre di tecnologia eccetera eccetera, voglio presentarvi invece un paio di mouse. Questo MX Master 2S attualmente ve lo portate a casa con poco meno di 60 euro su Amazon, ed è secondo me la svolta definitiva per la comodità di mouse, sia a livello di produzione ma sia soprattutto, in realtà solo quello, perché il gaming è... cioè, si riesce a giocare con questo mouse, però se ci devi un po' impegnare, almeno secondo me. Io preferisco di gran lunga altre cose, però... cioè, ci siamo capiti. Lui secondo me è davvero un best buy, è comodissimo, ha tantissime funzioni, tantissimi tasti personalizzabili. Insomma, anche questo non ha bisogno di presentazioni perché si conosce. Ovviamente si può utilizzare in tutte le condizioni che si vuole, insomma, è davvero un prodotto interessante. Se volete un po' pensare invece al discorso di gaming, sicuramente magari vi posso consigliare, sempre di casa Logitech, questo altro prodotto, il Logitech G502 Hero, che come tranquillamente potete notare io ho già acquistato. Poi ci ho anche fatto un video, se volete recuperatelo. Questo è assolutamente un buon mouse, però non lo prediligo nella maniera più assoluta. Ne ho appunto anche parlato nella recensione, alcuni di voi me l'hanno anche confermato, però devo anche riconoscere che per la cifra a cui lo si paga è davvero interessante, perché ha un buon sensore, buoni DPI, ha un sacco di tasti funzione, insomma è un mouse completo al 100%. E invece, sempre rimanendo nel settore gaming e parlando di cuffie, assolutamente mi sento di consigliarvi queste qui, che sono le Astro Gaming A40, e sono secondo me davvero una bomba assurda. Ovvio, se uno vuole puntare alla comodità sicuramente va a scegliere modello wireless, però la discrepanza di prezzo c'è e non poca. Ma comunque per questa cifra qui assolutamente sono un paio di cuffie da portarsi a casa. Poi comunque Astro Gaming davvero non male come brand. E un altro modello che mi sento di consigliarvi sempre di cuffie sono le Fanatic React, o React, non ho ancora ben capito come si pronuncia anche questo nome. Fatto sta che anche loro scendono spesso e volentieri di prezzo durante questi periodi. Tra l'altro di questa serie ci sono ben due modelli, ovvero queste qui, le classiche e le Plus. Le Plus sostanzialmente hanno il surround 7.1 e migliorano sotto alcuni aspetti, però insomma, dovete tenere in mente che ci sono più o meno quella ventina di euro di differenza. Sa voi ovviamente puoi scegliere quello che più preferite, però secondo me ci sta questo modello. Poi, come ultima categoria di prodotti, non perché li abbia esauriti, ma perché semplicemente sennò questo video dura troppo tempo, voglio parlarvi di tutta quella che è la serie di gadget prodotta da Divum. Anche questi prodotti sono davvero tanta roba, ve ne ho parlato davvero tantissimo su questo canale. In questo momento vi sto mostrando alcuni dei gadget che in questo momento sono in offerta su Amazon, e sono la maggior parte di questi
tutti speaker, eccetto vabbè qualche variante tipo quello che c'è lì dietro, non so se riuscite per bene a vederlo, proprio lui, che sono letteralmente in quel caso solo pixel, tutti belli illuminati eccetera eccetera. Ovviamente quello si connette al wifi e internet per altre robe, ma comunque anche quello tra l'altro di sconto ho visto, però anche lì il prezzo è sempre un po' più altino rispetto a questi che vi mostro. Loro in generale, specialmente lui, ve lo straconsiglio, perché sono gadget fondamentalmente belli da avere sulla propria scrivania e soprattutto ottimi come speaker. Questo è assolutamente piccolino ma con una cassa che spinge da paura, così come anche questo che è scarico e non lo accendo. O forse, fammi vedere un po'. E no, non è scarico. Anche lui con un sacco di pixel che si muovono, fanno cose eccetera eccetera. E qui dietro abbiamo uno speaker, anche quello lì ovviamente sempre parte di Divo, ma quello è secondo me forse il miglior gadget fino adesso della loro serie, perché quello è uno speaker col display con un subwoofer da 20 watt, se non mi ricordo male. Insomma è una bella bestiolina, diciamocelo. Poi comunque, come dicevo, in linea di massima ci sono tanti prodotti in sconto. Vedete, c'è per esempio quello che vi ho mostrato io prima, questo in seconda linea, c'è anche quello che vi ho mostrato poc'anzi, piuttosto che questo qui minuscolo che fa anche da radio. Insomma, come vedete, ce ne sono davvero di tutti i gusti e soprattutto di tutti i prezzi, perché comunque indipendentemente da qualsiasi cosa, sebbene siano molto carini, belli, stupendi eccetera eccetera, comunque hanno il loro costo. Però se siete nerd e amanti di questo genere di cose, non potete che non avere. Benissimo, quindi questi erano alcuni dei gadget che sicuramente vi ho voluto mostrare. Spero che comunque questo video non sia durato troppo, spero che insomma ovviamente li abbiate apprezzati, e ovviamente fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, se avete acquistato qualcosa a Black Friday, se farete acquisti, non so, ditemi voi. Quindi vi auguro di fare buono shopping, mi raccomando non spendete tutti i vostri soldi, altrimenti potrebbe essere un problema. E niente, vi ringrazio per la visione, ci becchiamo alla prossima, ciao a tutti.